Si è svolta a Castel di Sangro, dopo 2 anni di pausa, la Giornata Mondiale della Pesca a Mosca. L'evento si inserisce nella programmazione del 19° Simfly Festival, che ha visto la partecipazione di più di 200 pescatori a Mosca provenienti, oltre che da molte regioni del nord Italia, anche da paesi europei e extraeuropei. La manifestazione è promossa dal Gallabruzzo Italico Alto Sangro nell'ambito del programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 con la collaborazione della Regione Abruzzo, dell'Associazione Il Bosso e della Scuola Italiana di Pesca a Mosca, SIM. Dopo 2 anni di stop per la pandemia noi non ci siamo fermati perché abbiamo organizzato online da remoto le 2 edizioni 2020 e 2021 e abbiamo preparato questo evento in presenza lavorando per 2 anni con tutto il mondo. Quest'anno si festeggia il 19° Simfly Festival e la 2ª edizione della Giornata Mondiale della Pesca a Mosca. Giornata mondiale che abbiamo voluto fortemente, abbiamo ideato insieme a un'associazione anglosassone e una degli Stati Uniti. Questa manifestazione oggi si festeggia in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pesca a Mosca. La pesca a mosca rappresenta un unicum in quanto è un volano per il turismo sostenibile delle zone interne. Siamo qui a Castel di Sangro e sono presenti 170 pescatori a Mosca provenienti da tutto il nord Italia, nonché da 11 paesi esteri, dagli Stati Uniti al nord Europa. Qui si festeggia la pesca a Mosca a Castel di Sangro, che ormai è diventata la capitale della pesca a Mosca. Noi cercheremo di fare questo evento tutti gli anni e quest'anno è stato organizzato dal GAL Abruzzo Italico Alto Sangro in collaborazione con noi, con la cooperativa Il Bosso. È uno sforzo notevole, ma viene ripagato dagli eventi e dalla presenza di costruttori e di pescatori a Mosca provenienti da tutto il mondo. Abbiamo la 21esima edizione della mostra degli artisti che interpretano la pesca a mosca provenienti da 10 nazioni estere. Abbiamo una mostra allestita al primo piano del convento della Maddalena che è il fulcro di questa manifestazione. La Regione Abruzzo ha dato l'alto patrocinio per la mostra, che rappresenta un vanto perché la pesca a mosca e l'arte della pesca a mosca vogliono andare oltre quelli che sono i paletti del pescatore. Noi facciamo cultura, facciamo didattica e vogliamo che il fiume ritorni ad essere il fulcro e il motore di sviluppo economico dell'Alto Sangro. Noi abbiamo in questi giorni 110 camere di albergo prenotate e abbiamo dato un impulso al turismo sostenibile non indifferente. Gli stranieri, oltre a Castel di Sangro, hanno visitato l'Italia, hanno visitato l'Abruzzo e rimangono per settimane nel nostro paese. Questo è lo sviluppo sostenibile. Dobbiamo solo curare meglio i nostri fiumi, la pulizia dei nostri fiumi e la bontà del nostro territorio. Laboratori di costruzione di esche artificiali con oltre 40 costruttori italiani ed internazionali, laboratori di canne in bambù, di lancio con tecniche italiane ed anglosassone, mini corsi gratuiti aperti ai visitatori, mostre di arte contemporanea a tema ambiente, acquatico e fauna ittica ed una tavola rotonda sul tema della riproduzione della trota del ceppo mediterraneo. Quest'anno una location più ampia. Sì, grazie al sacrificio e all'interesse del comune di Castel di Sangro, il comune di Castel di Sangro ha ristrutturato la chiesa adiacente il convento, perché nel chiostro del convento non c'entravamo più, perché oggi ci sono 40 costruttori provenienti da tutto il mondo e abbiamo una sala della chiesetta del convento che è ancora in ristrutturazione, ma che abbiamo utilizzato per le nostre attività. Con l'istituzione della Giornata Mondiale della Pesca a Mosca, la SIM e la GAIA, associazione del Regno Unito, hanno voluto promuovere e valorizzare i principi etici e culturali, oltre che tecnici della pesca a mosca.
Allora, Castel di Sangro annovera tra le sue bellezze storico-architettoniche l'ex convento della Maddalena, adibito oggi al Museo Civico Fidenate, che si adatta e si presta ad ospitare manifestazioni come questa. Una manifestazione ormai che va avanti da svariati anni, circa una ventennale, diciamo, e grazie a questo soprattutto all'avvocato Osvaldo Galizia e alla sua consorte che si adoperano e si spendono tanto per l'ottima riuscita di questo evento. Partecipazione sempre nutrita. Partecipazione sì, sempre molto nutrita. Ieri c'è stata anche una degustazione qui all'interno del chiostro quattrocentesco che ha visto numerose presenze, circa 200-300 persone all'interno di questa struttura, quindi è una cosa di cui bisogna dare solo orgogliosi. Quest'anno la struttura è più ampia rispetto agli anni passati? Sì. Piano piano, con vari step, stiamo ampliando la struttura e nuove aree museali che verranno sicuramente adibite ad ali polifunzionali ma anche a nuovi spazi museali. Abbiamo l'ultima sezione che abbiamo inaugurato, è quella del War Museum Rolando Giampaolo. Siamo ormai l'unico museo d'Abruzzo che custodisce dei reperti del secondo conflitto mondiale, quindi ci auguriamo che questa ala e le altre possano essere ampliate grazie anche ai fondi dell'amministrazione comunale, che è sempre sensibile alla cultura e al patrimonio. Cosa sta disegnando? I'm doing a portrait of you. Gli piace moltissimo rappresentare persone, visi di persone, oltre ovviamente alle scene di pesca, e in questo momento me ne sono accorto, adesso mi sta dicendo che sta facendo un ritratto mio, quindi è stata una sorpresa. È la prima volta che viene qui a Castel di Sangro? 2013. È già stata qui da noi nel 2013. Cosa ha trovato di bello in questa cittadina? The stone, si dice che la cosa che l'ha affascinata è la pietra, il colore della pietra che probabilmente circonda Castel di Sangro, l'acqua e le persone soprattutto, ma tutto quello che c'è intorno a questo ambiente. Tornerà volentieri? Yes, of course. Sì, sì, sì. Esca sta preparando. Sta costruendo una mosca da salmone classica. Il nome di questa mosca è Prince of Wales, il principe di Galles. Lei è venuto altre volte qui? Dice che la cosa che, insomma, che gli sta piacendo maggiormente, che sta apprezzando, è proprio il fatto di avere e conoscere nuovi amici, nuove facce e fare nuove conoscenze. Come si trova qui a Castel di Sangro? Sangro, it's absolutely wonderful. They're great people. It's a great location. Apprezza moltissimo, a partire da cibo, vino, la compagnia, l'ambiente, l'ambiente naturale, la città, le persone che vivono qui, le persone del posto, tutti gli invitati, quindi assolutamente un'esperienza fantastica per lui. E non è la prima volta che viene, quindi è innamorato di questo posto, di questo evento. Quindi tornerà in futuro? Oh, for sure, I wouldn't miss it for the world. Sicuramente ha detto che tornerà, è la sua decima visita a questo festival e ovviamente abbiamo avuto questi 2 anni di fermo forzato a causa Covid, quindi felicissimo di essere qui di nuovo e ovviamente tornerà a trovarci in futuro. È tornato a Castel di Sangro sempre volentieri. Yeah, I was here 10 years ago, I think it was. Sì, dice che la prima volta che è venuto al festival è stato 10 anni fa e quindi insomma è stato felicissimo di essere invitato nuovamente e è super entusiasta della cosa. Tornerà? Of course, I wouldn't miss it for the world. Sì, dice che sicuramente ritornerà a trovarci, questo lo considera, lui visita moltissimi show in giro per il mondo e questo lo considera quello dove c'è la più bella atmosfera di amicizia e condivisione di questa passione, quindi sicuramente tornerà a trovarci. Thank you very much. Thank you, Chris. You're welcome. La pesca a mosca è un'espressione di arte che inizia dalla conoscenza dell'ambiente acquatico e degli insetti che la popolano, delle abitudini alimentari dei pesci e, passando per la costruzione delle imitazioni degli insetti, arriva poi alla parte più tecnica che è rappresentata dal lancio dell'esca che va seguito nel modo più naturale al fine di ingannare il pesce. Galla Abruzzo Italico Alto Sangro è un gruppo, una società mista pubblico-privato che gestisce fondi europei, quindi il nostro compito è quello di valorizzare il territorio Peligno e Alto Sangro. In questo senso partecipare, sostenere e organizzare una manifestazione di questo genere è un modo per creare un attrattivo sul nostro territorio.
quindi il nostro obiettivo organizzando e favorendo questa manifestazione è quella di far venire, di far conoscere al mondo questo territorio, quindi le nostre bellezze, e favorire una partecipazione che non sia episodica, ma che sia il più possibile, come dire, strutturata, cioè che la gente abbia voglia di tornare qui. Sempre una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. C'è stata la pandemia, però diciamo che la manifestazione è tornata alla grande. La pandemia ha bloccato un po' questo lavoro, perché il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro ha organizzato anche la scorsa edizione, però purtroppo poi per 2 anni non si è potuto più realizzare questa cosa. Però sono stati mantenuti i contatti in giro per il mondo. Gli anni scorsi la manifestazione è stata organizzata online perché altro non si poteva fare. Adesso col ritorno in presenza si è potuto tornare a far venire qui le persone. Considerate che sono più di 200 persone che vengono da fuori regione, ma molti anche da fuori Europa, perché qui sono presenti anche americani dalla Gran Bretagna, oltre che dall'Europa, dalla Spagna, eccetera. Quindi è una manifestazione che porta persone a conoscere il nostro territorio. Dopo 2 anni si riparte con una tradizione, perché la pesca a mosca, il festival di questi giorni rappresentano una storia importante per la nostra comunità, una tradizione antichissima, fatta di secoli, intorno ai quali si è costituito un mondo, una comunità internazionale come quella che vediamo oggi, cultori del settore, persone appassionati, che sono persone anche attente all'ambiente, quindi un tema fondamentale per il momento e soprattutto un tema che ha ovviamente a che fare con le zone interne, con le zone montane, come il nostro territorio. Abbiamo il grande piacere di aver riaperto questa sezione, questa seduta, questa occasione che ha in qualche modo rimesso insieme tutta questa comunità che è giunta da ogni parte del mondo ed è accorsa proprio in maniera entusiasta, così come questo clima evidenzia. È sicuramente una grande soddisfazione per noi aver ripreso questa iniziativa, questa attività, perché insomma dopo 2 anni di stop c'era anche il rischio che non riprendesse il suo corso, quindi oggi in qualche modo noi esprimiamo la massima soddisfazione per rivedere in esercizio i costruttori, gli artisti, i pescatori, quindi tutto quello che avremmo voluto vedere in continuità negli anni scorsi, ed oggi finalmente si riparte. E come tradizione sempre tantissima gente. Sì, il numero quest'anno è cresciuto notevolmente, abbiamo una consistenza di partecipanti notevoli, credo doppia rispetto al passato. Abbiamo anche la fortuna di aver consegnato a questo consesso l'ala della chiesa appena restaurata. Gliel'avevamo promesso che all'atto in cui si sarebbe ripartiti con il festival gliel'avremmo messa a disposizione. Siamo riusciti in questo obiettivo con la massima soddisfazione nostra e di tutta l'organizzazione, alla quale va il nostro ringraziamento per tutto quanto fatto in questa occasione ed in passato. Collegamenti sia in diretta che in streaming con le altre manifestazioni che sono state organizzate nella giornata mondiale della pesca a mosca in tutto il mondo. Per chiudere, la pesca a mosca è tornata. Sì, è tornata alla grande, è tornata per, ripeto, il nostro obiettivo è quello di trasmettere i principi etici della pesca a mosca, ma soprattutto la tutela e la conservazione dei nostri ambienti acquatici. Questo è il nostro valore aggiunto, e le zone interne hanno necessità di avere fiumi puliti, integri, con le infrastrutture che possano ricevere un turismo sostenibile, non di massa, ma un turismo di qualità.